Oggi parliamo dell'Inferno di Dante, del 26esimo canto, il canto di Ulisse. Ulisse lo conosciamo tutti come un avventuriero, come un valoroso guerriero. L'abbiamo visto sia nell'Iliade che nell'Odissea, ma adesso ne parlerà Dante di lui. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Siamo nell'ottavo cerchio, nelle male bolge, fra i consiglieri fraudolenti. Ulisse viene messo fra i consiglieri fraudolenti, insieme a un suo compagno, compagno di vita, Diomede. Vengono messi insieme perché sono stati accusati durante la vita di avere rubato la statua di Atena. Ulisse quindi inizia il suo racconto. Egli dice che dopo essere tornato a Itaca non voleva smettere di viaggiare, quindi riprese la sua nave con i suoi compagni per arrivare fino al Purgatorio. Attraversa le colonne di Ercole e ci riesce, arriva fino a lì, ma purtroppo fu punito di iubris da Dio. Poco durò la felicità dei loro cuori, con un turbine la nave fu spazzata via e si inabissò, ponendo fine al folle volo.